Buongiorno a tutti! Ho fatto colazione prestissimo perché dovrei riuscire a fare una gitarella oggi. Non lo so, vorrei portarvi con me, quindi ora vediamo. Vi faccio vedere il mio plum cake. Questo qui. Ho fatto la videoricetta, quindi la troverete a breve sul mio canale. Forse prima il vlog, non lo so. Comunque, la troverete sul mio canale, quindi date sempre un'occhiata. E niente, adesso volevo prepararmi uno spuntino da portare, perché comunque non mi va poi di mangiare cose fuori così. Dovremmo andare a Marsala, cioè andiamo a Marsala, e a fare un'escursione in una cantina, una degustazione in una cantina Donna Fugata, non so se la conoscete. E quindi adesso vorrei prepararmi appunto uno spuntino. Vediamo. Questo è il mio outfit. Scarpe comode. Jeans e questa magliettina che adoro, che ho preso credo da Bershka, è abbastanza corta, mi piace. Allora, ho deciso di prepararmi la fesa di tacchino con il quark e il pan bauletto, così diciamo come spezzafame ci può stare. Spuntino pronto, vamos! Però è l'una e un quarto e alle 3 meno un quarto chiude l'isola, alle 3 chiude l'isola, quindi non riusciremo comunque a vedere niente, quindi lasciamo stare e veniamo un'altra volta con calma di mattina perché è molto bella e ci sono tante cose da vedere. Quindi niente, facciamo un giro qua, vi faccio vedere un po' questa zona delle saline, eccetera, e poi andiamo alle cantine. Alle cantine Donna Fugata, sono belle. Adesso c'è la visita guidata e degustazione. Piccolo acquistino. Abbiamo preso questo vino, Lumera, che è un rosé che è adatto per aperitivo e non solo, perché che ci ho detto che era adatto anche per che cosa? Sul pesce, se non sbaglio. C'è scritto. Ma comunque la degustazione è ottima, ce n'era uno buonissimo, il Ben Riet. del Rerie, vabbè, insomma, una cosa del genere, quello è buonissimo, però questo è da provare. Abbiamo appena finito la degustazione qui a Donna Fugata. Devo dire che comunque i vini sono ottimi, però
Però purtroppo non c'era l'accompagnamento, diciamo, di qualche prodottino, qualche formaggio, qualche cosa. Quindi un po' questo vino ci ha dato la I testa. grissini solamente. Abbiamo assaggiato quattro etichette, quindi il Ben Herrier, io ve lo consiglio se lo trovate, ma una bottiglia costa praticamente 5. Questo. Questo qui, non so se si vede, c'è il riflesso. Comunque, una bottiglia costa 50 euro, ma è buonissimo. È un pastito, quindi da dessert, però è buonissimo. Quindi Puoi se vi berlo così capita, anche, cioè. compratelo. Se potete, compratelo. Comunque, ne vale la pena in realtà. Noi appunto abbiamo preso questo rosé Lumera per provarlo sul pesce o come aperitivo. Più che altro come aperitivo vorremmo provare. Devo dire che i vini erano ottimi, però ovviamente noi siamo stati pure alla Targa Florio, quindi se venite qui a Marsala io vi consiglierei di fare la visita guidata alle cantine Al Florio, Florio, a perché come forza. storia, come appunto modo di tenere appunto storico del vino, come degustazione è meglio, anche perché comunque c'era l'abbinamento per ogni vino, c'era l'abbinamento appunto I di formaggi. formaggi, eccetera. Sul dessert c'era per esempio il biscottino, mi Sì, ricordo invece qui solo il grissini. cantucciola. E invece qui non c'era niente, quindi. Più seri, dai, c'è più serietà, però Però Donna comunque Fugata è comunque sono vini un ottimo ottimi. prodotto, sì. Ottimi, tutti i vini siciliani sono ottimi. Quindi venite qui a Marsala a fare le degustazioni nelle cantine storiche. Ci manca la Pellegrino. Prossimamente. Prossimamente. Buongiorno, oggi è domenica. Poi alla fine ieri non ho vloggato più perché comunque siamo tornati stanchi, quindi poi non ho fatto più niente, quindi non ho vloggato. Adesso stiamo andando a Cerda, che è un paesino in provincia di Palermo, che è famoso appunto per i carciofi e ha come monumento proprio quando si entra nel paese si vede un carciofo gigante. Quindi se riesco vi faccio vedere. Dico se riesco perché non sono sola in macchina, quindi un po' mi scoccia e vorrei godermi anche la giornata, quindi vediamo che cosa riesco a riprendere. Niente, ora andiamo, che già è tardino. Niente, mi sono vestita semplice, ho messo i jeans, fa caldissimo, ci saranno tipo 30 gradi oggi. Poi ho fatto un trucco viola, tipo uno smoky. Mi finisco di preparare, accessori e andiamo. Guardate che bontà! Queste sono le sfince di San Giuseppe. Praticamente per San Giuseppe è tradizione mangiare le Allora, le sfince praticamente è pasta soffritta, ripiena oppure no, dipende, a volte la mettono solo sopra, a volte anche dentro la ricotta. Ed è tradizione, praticamente sfince deriva, perché mi sono un po' documentata dal latino sponcia, anche dall'arabo sponcia, che significa spugna. In effetti, se guardate dalla forma, sembrano proprio delle spugne, tipo delle spugnette, non lo so. Si usava anche mangiare questi dolci perché comunque San Giuseppe era la prima festa di primavera e quindi si usava fare appunto mangiare queste sfince. Ma non solo, tradizione voleva che le suocere preparavano le sfince per le nuore, per addolcire, diciamo, questo rapporto, perché si sa, prima c'era questo rapporto un po' di attrito, prima, anche adesso a volte capita in alcune famiglie, che ci sia questo attrito tra suocera e nuore, quindi si facevano questi dolci per appunto smussare un po' questi rapporti. E quindi è rimasta questa tradizione delle sfince e noi immancabilmente ogni 19 marzo, San Giuseppe, mangiamo le sfince. Però comunque nei bar palermitani le trovate sempre. Quindi adesso, dopo tutta la mangiata di oggi, non contenta, mi mangio una bella sfincia. Addio dieta! Questa è ripiena anche dentro. Che bontà!